Bene, con questo video ci occupiamo delle proiezioni ortogonali di un cerchio che è inclinato di un certo angolo rispetto al piano orizzontale. Quindi vedremo la proiezione di questo cerchio sul piano verticale, che è un segmento. Ma la sua proiezione sul piano orizzontale sarà un'ellisse, e così anche la sua proiezione, evidentemente, sul piano laterale. Posizioniamo a piacere questo cerchio rispetto ai tre piani di riferimento, ma consideriamo che il piano al quale esso appartiene abbia un'inclinazione rispetto al piano orizzontale di 30 gradi. E allora procediamo al disegno, cominciando a tracciare la linea di terra. E l'asse verticale, che rispetto al centro del foglio tracciamo un po' più a destra, 3 cm circa più a destra. Abbiamo dunque la linea di terra, che comprende gli assi X, Y', qui abbiamo l'asse Y e l'asse Z, l'origine degli assi O con asterisco. E quindi abbiamo il piano orizzontale, il piano verticale e il piano laterale. Allora cominciamo a tracciare la linea che rappresenta l'intersezione del piano ideale contenente la circonferenza, o meglio il cerchio, intersezione di questo piano con il piano verticale. Quindi il cerchio è contenuto in questo piano alfa, che interseca il piano verticale lungo questa linea, che sarà la traccia del piano alfa sul piano verticale, che chiamiamo T secondo alfa. Ci sono anche queste altre linee di intersezione con i piani orizzontale e laterale, ma che non sono strettamente indispensabili per la costruzione grafica. Poniamoci per esempio a 14 cm dal punto O e tracciamo dunque questa linea inclinata di 30 gradi, che, ripeto, rappresenta la traccia del piano alfa sul piano verticale. E potremmo anche tracciare le linee di intersezione del piano alfa con gli altri piani. Dunque abbiamo la traccia T secondo alfa, la traccia T primo alfa e sul piano laterale T terzo alfa. Bene, su questa traccia stacchiamo un segmento che posizioneremo a nostro piacere della lunghezza pari al diametro del cerchio, che è 7 cm. Per esempio da qui a qui. E possiamo ricalcare questo segmento. Ricordiamo, penna rossa per le linee di costruzione, quindi se disegniamo a matita corrisponderà a una mina dura, penna nera per le linee principali da ricalcare, e che se disegniamo a matita corrisponde a una mina morbida. Bene, questa è già la proiezione del cerchio sul piano verticale. Proviamo a disegnare la proiezione di questo cerchio sul piano orizzontale. E allora cominciamo a dire che possiamo proiettare sul piano orizzontale i due punti di estremità di questo diametro, 1 e 2. Stabiliamo che la distanza del cerchio dal piano verticale, dunque da questa linea di terra, sia ad esempio di un paio di centimetri. Quindi stacchiamo 2 centimetri, o anche di più, 2 centimetri e mezzo, e tracciamo questa linea. Bene, il diametro del cerchio è 7 centimetri. La proiezione sul piano orizzontale, questo diametro qui, parallelo al piano verticale,
questo diametro subisce un'evidente contrazione, ma questo diametro, parallelo al piano laterale, non si contrae, rimane alla stessa misura e quindi resta di 7 cm. E allora stacchiamo 7 cm da questa linea e tracciamo quest'altra linea. Ecco, questo rettangolo è già il rettangolo che contiene la proiezione dell'ellisse che rappresenta la proiezione del cerchio sul piano orizzontale. E allora possiamo tracciarne le diagonali. In questo modo individuiamo il centro del cerchio, o meglio della proiezione del cerchio sul piano orizzontale. Tracciamo dunque questo diametro e anche il diametro verticale. Abbiamo già i punti per i quali passa l'ellisse sul piano orizzontale, che saranno i punti A', B', C' e D'. Ma questi quattro punti, come al solito, non sono sufficienti per disegnare correttamente l'ellisse, allora andiamo a individuare quelli che sono i punti intermedi. Operiamo in maniera veloce, utilizziamo il compasso e tracciamo una semicirconferenza centrando in questo punto. Da qui tracciamo una linea perpendicolare a questa traccia e da questo centro tracciamo delle linee inclinate di 45 gradi rispetto a questa linea. Possiamo procedere così. Disponiamo una squadra sulla traccia, la facciamo scorrere su questa squadra qui, poi la squadra con gli angoli di 45 gradi la ruotiamo e possiamo tracciare allora questa linea. Teniamo ben ferma questa squadra e tracciamo quest'altra linea. Questi punti di intersezione li proiettiamo sulla traccia di secondo alfa. 1 e 2. Questi punti li proiettiamo giù, in questo modo. Otteniamo i punti che possiamo indicare con i numeri 1, 2, 3 e 4. Quindi abbiamo gli estremi A secondo e B secondo del diametro proiettato sul piano verticale. Qui abbiamo il punto C coincidente con D, e se questo è il centro O primo, qui avremo il centro O secondo che coincide con C e D, e poi avremo i punti 1 e 2 che coincidono qui e 3 e 4 che coincidono qui. E allora si tratta ora di disegnare l'ellisse che passa per i punti che abbiamo ora individuato e possiamo utilizzare o tentare di utilizzare il curvilineo. Più o meno.
Bene, passiamo al disegno della proiezione del cerchio sul piano laterale. Allora, cominciamo a proiettare questi punti. 1, 2, 3, 4 e 5. Proiettiamo anche questi punti intermedi sull'asse Y. E ribaltiamo tutti questi punti sull'asse Y'. Bene, e allora abbiamo il punto A, la proiezione del punto A sarà qui. Qui abbiamo tre apici, siamo sul piano laterale. Il punto B è qui. Il punto C è su questa linea e su questa linea. Il punto D è su questa linea proiettante e su questa. I punti intermedi, il punto 1 è su questa proiettante e su questa. Il punto 2 è su questa proiettante e su questa. Il punto 3 su questa proiettante e su questa. Il 4 su questa proiettante e su questa. Bene, questi punti possiamo unirli ancora una volta con il curvilineo. Per completezza del disegno possiamo anche tracciare le diagonali di questo rettangolo. Ecco, abbiamo disegnato le proiezioni ortogonali di un cerchio che è inclinato di 30 gradi rispetto al piano orizzontale, perpendicolare al piano verticale, con diametro di 7 cm. La distanza del cerchio dal piano verticale è di 2,5 cm. Non dimentichiamo di indicare la classe e il nostro nome. Ci possiamo fermare qui e dunque buon lavoro.